Grazie Presidente. Anche oggi abbiamo assistito alla dose quotidiana delle grandi idee che finalmente sono arrivate in questa città. Peccato che sono arrivate al momento in cui le forze politiche sono finite all'opposizione. Va bene, e io non voglio ribadire tutti i contenuti che sono stati ampiamente enucleati fin, devo dire, dei minimi dettagli e anche ribaditi dopo le reiterate appunto sedute di commissione della Presidente, che ringrazio e che mi scuso perché l'ho indotta in errore nel suo intervento di apertura quando ha citato la normativa vigente nazionale a cui fa riferimento quello di cui stiamo discutendo, le politiche sulle affrancazioni e le trasformazioni. È una normativa che non è stata di volontà del governo Monti, ma del governo precedente, il governo Berlusconi, maggio 2011. Quindi io, per fare insomma dei rilievi, un po' come dire, anche per rimettere un po', come qualcuno diceva, la chiesa al centro del villaggio, vorrei far notare dei piccoli dettagli. Ci viene imputato dal centrodestra la mancanza di coraggio, si sono espressi proprio così, la mancanza di coraggio. Eppure in quella compagine dei ministri sedeva la vostra collega Giorgia Meloni, era ministro delle politiche giovanili, della gioventù, non me lo ricordo, e molto probabilmente, visto l'interesse che aveva per la gioventù, le giovani coppie, se fosse stata interessata a, come dire, fare in modo che una parte della popolazione, quindi le giovani coppie, avessero una, come dire, un'importanza all'interno di quella norma, probabilmente avrebbero raccolto tutte le idee che oggi ci rinfacciano, le avrebbero messe all'interno di quella legge e oggi non avremmo parlato di questa roba. Così come, devo dire, anche rispetto al PD, visto che hanno avuto 5 anni in Parlamento per cambiare la norma e tutte le idee che anche loro hanno portato in Commissione e oggi in Aula, se le avessero proposte ai loro parlamentari, probabilmente anche oggi avremmo risparmiato ore e ore di seduta. Ma devo dire che tutta questa roba che vi sto dicendo riguarda anche quanto è stato fatto all'interno del Comune di Roma, signori, perché è stato ricordato che la sentenza della Cassazione è datata settembre 2015. Settembre 2015, un mese dopo Marino va a casa. Significa che sia il PD sia Alemanno precedente hanno avuto, da 2011 in poi, tutto il tempo di fare una delibera per, no, magari avrebbero evitato che i cittadini, come loro dicono, sono stati poi vessati da questa situazione prima di Tronca e adesso vengono a imputare a noi, che tra l'altro abbiamo fatto appunto tutta una serie di sedute di commissione dove l'interesse pubblico generale, quello che traguardiamo in ogni atto che portiamo in quest'Aula, generale, che riguarda tutta la cittadinanza, non soltanto una categoria, perché ogni atto va visto nella sua complessità. Prima di dire di quale complessità sto parlando, vorrei citare un decreto, consigliere, del dovrebbe ministro avviarsi a concludere, delle infrastrutture del 2008, perché siccome si è fatta un po' di disquisizione rispetto all'approccio economico, approccio sociale, sull'approccio economico ha risposto la Presidente perfettamente dicendo che, andando proprio incontro ai cittadini, quello che verrà incassato da questi contributi in affrancazione e trasformazione verrà devoluto interamente per le opere di urbanizzazione, anche se l'amministrazione non dovrebbe farlo, però è una scelta che è stata fatta, no, con molto coraggio e con molto interesse per andare a completare quello che negli anni non è stato completato. Però questo decreto, che è firmato anche dal Ministero della Solidarietà Sociale, il Ministero delle Politiche per la Famiglia, diceva molto semplicemente che è definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, mi perdoni Presidente, perché è importante, nella salvaguardia delle coesioni sociali, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie, ma non è soltanto riferito alle localizzazioni, perché poi nel punto 3 specifica che sono destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alle proprietà. Ora, perché voglio dire questa roba? Perché questo è un decreto che avete votato voi in Parlamento, è stato la matrice di tutte le considerazioni che abbiamo fatto, perché qui stiamo parlando semplicemente di concedere a chi non ha reddito la possibilità di poter accedere a un appartamento in edilizia agevolata o convenzionata nell'ambito dell'edilizia economica e popolare. Ed è quello che noi comunque come interesse pubblico generale vogliamo in qualche maniera salvaguardare, concedendo comunque il diritto di affrancare, laddove la legge comunque lo consente, concluda. E soprattutto andando a traguardare quello che è l'interesse, ripeto, pubblico generale, andando a garantire quello che è stato il finanziamento che è stato stanziato da parte di tutta la collettività, non soltanto per i cittadini che hanno già usufruito di questo vantaggio. Quindi oggi non ci sembra tutto questo problema, no, di questa mancanza di coraggio. Forse come mancanza di coraggio, visto che in qualche maniera dovremmo andare, no, come ha detto anche l'assessore, a chiedere ai parlamentari di revisionare questa norma, forse sarebbe stato opportuno, no, maggiore coraggio di andare a chiedere a suo tempo di mettere mano al bilancio, a quella cosa che è stata distrutta in questo comune e su cui non abbiamo visto nessun coraggio da parte dell'amministrazione. Grazie consigliere. Grazie.